Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo mukbang. Era da un sacco che non ne facevo uno, so che come tipologia di video è tra le vostre preferite, quindi eccomi qua. Oggi, tra l'altro, allora, nuova postazione, nuova inquadratura. Ditemi se va bene, se non va bene, non lo so. Mi sentivo più comoda a registrare oggi qua sul tappeto del mio soggiorno, evidentemente. Però oggi ho ordinato una cosa nuova, cioè KFC, che a Trieste non avevo, e qui ovviamente ad Amsterdam c'è, quindi per la prima volta, non è la prima volta che mangio cibo del KFC perché già ci sono stata fisicamente, però non avevo mai ordinato. E poi invece, allora, prima vediamo tutto quello che ho preso. Non mi intendo assolutamente di KFC, quindi non so i nomi delle cose che ho preso. E come al solito mi sto rendendo conto in questo momento di aver ordinato decisamente troppa roba. Ah, ok, qui c'è la Pepsi Max. Adesso ho capito perché non era, perché di solito quando ordino dal McDonald's mi arriva tutta la busta inzuppata perché hanno i bicchieri, qui invece c'è la lattina. Però tra team Coca-Cola e team Pepsi, io sono team Coca-Cola Zero, perdonatemi, però al KFC avevano soltanto la Pepsi, ho preso la Max, che sarebbe l'equivalente della Coca Zero, quindi senza zuccheri. E poi mi hanno dato tovaglioli vari, tovaglioli, questo original hot sauce, ok, salsa piccante, ce n'è tantissima tra l'altro, e poi due salsine piccoline mi hanno dato il ketchup e la maionese, che qui tra l'altro le patatine si mangiano rigorosamente con la maionese, mai con il ketchup in Olanda. Ho preso allora patatine, però mi sa che ho preso sia patatine sfuse che con il menù, se non sbaglio. Tiri, ho preso questa box. Tiri. Gatto Denver che passeggia allegramente nel background. Siccome non mi dava pace, ho dovuto dargli da mangiare perché altrimenti non avrei mai potuto filmare questo video. Intanto, gatta Stellina, non la vedete, ma è arrivata anche lei. Allora, qui. Ah sì, qui ci sono le Bitterballen. Ne ho prese 18, forse un pochino troppo. Sono degli snack tipici olandesi, sono delle palline, sono tipo un po' simili ai nostri arancini, praticamente, però hanno una forma diversa, sono più piccole, sono rotonde, hanno carne, formaggio e basta, però solo carne, formaggio e questa panatura. Tra l'altro sono bollenti ancora. E poi, allora, ho preso un panino che non saprei dirvi assolutamente come si chiama. Il pack però devo dire che è molto più carino rispetto a quello del McDonald's, cioè si presenta molto meglio il cibo del KFC, almeno questa è l'esperienza che sto avendo in questo momento. Facciamo proprio un rating molto professional. Panino. L'unico problema, ordinando su KFC, non c'era la possibilità di togliere ingredienti dal panino, cosa che invece da McDonald's si può fare, e quindi non ho avuto modo di farmi togliere l'insalata, la lattuga, cos'è, insomma, dal panino. Quindi, ragazzi, farò le mie solite autopsie. Questo significa che andrò a spilucchiare e a togliere tutto quello che non voglio mangiare. Ma se seguite i miei mukbang ormai sarete abituati a questo, perché io ho dei gusti molto difficili, sono molto difficile per quanto riguarda il cibo, è sempre stato un mio problema, sì, sono super picky. E poi qui c'è, tadà, invece, spero che riusciate a vedere bene, qui c'è il crispy chicken, ho preso tipo i filetti di pollo, perché non impazzisco né per le alette né per le cosce di pollo, perché hanno tutti tipo gli ossicini, non lo so, e quindi mi fa un po' senso, quindi preferisco se non ci sono le ossa. Ah, e qui mi stavo chiedendo che cosa fosse questa cosa e pensavo fosse una specie di lecca-lecca. No, questo è il mais che era insieme nel menù, perché questi crispy fillets più le patatine più la pannocchia erano nello stesso menù, c'è sempre lo stesso pack. L'unica cosa che ero convinta di aver preso due porzioni di patatine, perché una doveva esserci con il panino e una con i filetti. Boh, mi sa che mi sono sbagliata, però vabbè. E qui c'è il mais. L'unica cosa che non capisco è perché non mi hanno messo anche il sale
perché se non c'è il sale il mais è un po' senza sapore. Nel frattempo Gatto Debra ha finito la pappa ed è arrivato a chiedere qualcosina. Gatto Debra non ha iniziato neanche io a mangiare. Nel frattempo ho preso anche, volevo farvi vedere, ho preso anche da Deliveroo. Oh mio Dio. Ok ragazzi, ho fatto un grossissimo errore. Io pensavo mi arrivasse una box con, c'era scritto box con vari dolcetti per il King's Day, perché ieri è stato il King's Day, quindi volevo i dolcetti speciali per il King's Day, ma non mi aspettavo che mi arrivasse una borsa enorme. Allora c'è, io pensavo ci fosse un assaggino, no, ok, c'è la torta al caramello e popcorn dolce, c'è. Eccola qua. Oh my god, è enorme. Poi c'è la Red Velvet, eccola qua, speciale per il King's Day, quindi è anche arancio. No, vabbè. Poi c'è un brownie, sì, un brownie con gli Smarties, anche questi rigorosamente arancio. Immaginate me che pensavo mi arrivasse un vassoio con questi piccoli assaggini, invece mi sono ritrovata le fette gigantesche. E poi qui penso ci siano i biscotti. Sì, ci sono due biscotti, anche questi con gli Smarties, biscotti al cioccolato con gli Smarties arancio, vabbè. Praticamente questi saranno tutti i miei dessert durante la settimana, diciamo. Iniziamo finalmente, direi, anzi, prima di iniziare, come ogni mukbang che si rispetti, facciamo l'anteprima, che tanto piace a tutti quelli che poi mi prendono in giro, ma sappiate che quando poi mi rivedo nel montaggio rido da sola, quindi potete farlo tranquillamente. Quindi sto un po' pensando come fare l'anteprima, ragazzi, forse con il panino, che nessuno che mi conosca potrà mai pensare che io mangi l'insalata, comunque. Pure. Forse così. Ok, per oggi può bastare. Nel frattempo ho preso anche la cannuccia, rigorosamente. Se bevo qualsiasi cosa, scusa gattastellina, se contengo qualsiasi cosa che contiene caffeina, rigorosamente deve esserci la cannuccia per non macchiare i denti, ragazzi. Cin cin. Come al solito, primo sorso, sempre prima di iniziare. Allora, le salse possiamo anche lanciarle perché tanto non le mangerò mai. Io direi, iniziamo con una di queste bitter bollen, che sono sempre, ti fregano sempre, sono sempre bollenti e mi ustiono ogni volta la lingua, quindi. Bollente ma buona. Sono anche un po' piccanti, ragazzi, questo non me l'aspettavo, non, di solito non sono piccanti le bitter bollen, ma evidentemente quelle del KFC lo sono. Comunque, se venite ad Amsterdam, provatele, sono strabuone. Non so perché le patatine mi sembrano pochissime, ne prendo, cioè, a quintalate. Assaggiamo la pannocchia, anche se, ripeto, senza sale, secondo me, magari l'hanno messo, vediamo. No. Non c'è il sale, io mi rifiuto di mangiare una pannocchia senza il sale. Vado a prenderlo. Abbondiamo di sale, ne metto 10 kg come al solito. Lo so, Ireni, non fa bene, eccetera, eccetera. Però ragazzi, io mi rifiuto di vivere una vita insipida. Mi rifiuto, veramente. Allora, vediamo. Molto meglio. Molto, molto meglio. Tra l'altro, parentesi, assaggiamo il pollo. Spero l'abbiate visto bene. Eccolo qua. Tudum. E questo è il pack. Tudum. Ragazzi, il pollo per me è mille volte meglio rispetto ai nuggets del McDonald's. Cioè, non c'è proprio paragone. È tenerissimo.
strabuono, anche la panatura super croccante, buonissimo. Comunque, piccola parentesi, se vedete che il mio fondotinta è un disastro, è perché è un disastro effettivamente, perché oggi ho... Però sono ancora bollenti, comunque strabone, ma ho provato il fondotinta di Fenty Beauty, quello nuovo, appena uscito, tutti ne stanno parlando benissimo, ragazzi. Su di me è terribile, si vede addosso, si scioglie dopo poco. Non lo so, ho proprio la formulazione dei fondotinta Fenty Beauty che su di me non funziona, ma speravo che mi piacesse perché avevo provato, vi ricordate, il Pro Filter Matte che su di me non funzionava, quindi avevo grossissime aspettative per questo nuovo, ma anche questo penso ancora peggio di quell'altro su di me, sulla mia pelle è pessimo, ma proverò ad applicarlo con il pennello. Vediamo se cambia un pochino, perché ho notato che in generale i fondotinta Fenty funzionano meglio con il pennello, anche se Rihanna ha lanciato comunque anche lei una spugnetta simile alla Beauty Blender, però secondo me gli darò ancora una chance, però oggi c'è veramente pessimo, appena applicato era già, si vedeva addosso, quindi... Comunque, altre novità, ragazzi, da oggi qui è tutto aperto. Infatti, sono uscita e non mi sembrava vero, cioè mi sembrava di essere in una specie di film perché era da quando era? Da ottobre che io non vedevo qualcuno seduto ad un tavolino, un ristorante, un bar, è stato stranissimo. Quindi hanno riaperto tutti i ristoranti, hanno tutti i tavolini all'aperto, solo all'aperto, aperti dalle 12 alle 18 ogni giorno. E, hanno riaperto, ragazzi, hanno riaperto tutti i negozi. Quindi io prevedo un giro da Chanel immediato. Non volevo andarci oggi il primo giorno perché... Onestamente, non mi sembrava la cosa più intelligente al mondo perché c'era il mondo veramente, cioè tutti sono andati a fare shopping il primo giorno, c'era una fila da Primark, una cosa che io non ho mai visto, veramente mai visto, quindi ho evitato. Però sì, da oggi è tutta un'altra storia qui, bellissimo da vedere, ma finalmente sta arrivando il caldo, sta arrivando la primavera, arriverà l'estate. Tra l'altro, altra cosa, altro cambiamento, vi avevo scritto già anche su Instagram, ditemi se vi interessa sapere sull'Olanda, perché molti mi scrivete che dovete venire qua in vacanza, quindi cerco sempre di darvi qualche informazione, spero che non sia noioso per chi magari non è super interessato a venire qui. Tra l'altra cosa che è cambiata, hanno tolto il coprifuoco, non c'è più il coprifuoco, questa cosa è bellissima, sono molto molto contenta. Cos'altro è cambiato? Hanno riaperto le scuole, se non sbaglio. Poi altre cosine che non hanno tantissimo a che fare con me, quindi non mi sono informata tanto, però sì. Incredibile, hanno riaperto tutto. Non ci potevo credere perché veramente fino all'ultimo momento ho pensato, ok, fino a quando non lo vedo, non ci credo. Ma effettivamente hanno riaperto tutto. Strafelice è la mia amica Sandra che era venuta a trovarmi poco dopo che ero venuta a stare in Olanda, quando ancora abitavo ad Alkmaar. Lei poi lavorava in Germania, poi è andata a lavorare in Ungheria e adesso ha finito questo progetto a cui ha lavorato in Ungheria ed è libera e viene a trovarmi la prossima settimana, se non sbaglio, giovedì. Sono molto contenta perché appunto non la vedo dall'anno scorso quando è venuta a trovarmi, che era, cos'era? Agosto? Penso fosse agosto o luglio, quindi sì, non ci vediamo da tantissimo, quindi strafelice. Devo ancora assaggiare il panino, tra l'altro. Dobbiamo fargli ancora l'autopsia, ragazzi, scusatemi, io lo so. Lo so, sono fatta così. Io non posso, cioè, oh mio Dio, cioè... Oh, no, i cetrioli no, ma perché?
Ma perché? Ragazzi, ci hanno messo di tutto in questo panino. Ci hanno messo i cetriolini. Io detesto i cetriolini. Sapete che cosa faccio? Lo so, non sono normale, lo so. Prima cosa pulisco la salsa perché non voglio sentire il sapore di questa salsa. Se vi fa senso quello che sto facendo, vi capisco completamente. E poi prendo anche il bacon, non è salvabile. Ok, ragazzi, lasciamo perdere quello che ho fatto. Ho dovuto togliere praticamente mezzo panino perché mi hanno messo i cetriolini, mi hanno messo la salsa. Ma perché? E l'insalata, quindi niente, alla fine ho tolto mezzo panino e sto mangiando soltanto il pollo con la parte barbecue. Non mi fa impazzire. Questo ho preso il panino classico, barbecue classic. Non è male il sapore barbecue. All'inizio non mi fa impazzire, poi invece non è male, ma un pochino troppo forse dolce. Non lo so. Che cosa vuoi tu? Lo vedete, gatto? Sì, lo vedete. Quando c'è cibo, i gatti arrivano sempre. Gatta Stellina sta direttamente di fronte a me. Voi non potete vederla, ma lei mi sta fissando intensamente. Però sono fortunata perché ci sono un sacco di uccellini che volano fuori, no? Quindi Gatta Stellina è un pochino distratta. Gatto Denver invece, ovviamente. Gatto Denver! Cosa c'è? Diamo un pezzettino di pollo senza panatura, però il pollo dall'interno. A Gatto Denver! Quando sente il suo nome mi risponde: Gatto Denver, vuoi venire di qua così ti fai vedere? Vieni, tieni un pezzettino per te, guarda. Ok, così lo vedete, così siete testimoni che un pezzetto di pollo gliel'ho dato a Gatto Denver. No, ma lo lasci là, ma io non ho parole, sti gatti. Gatto Denver l'hai lasciato lì, non si è neanche accorto. Amore, lo sta cercando, mio Dio. Gatto Denver è qua. Amore, è qua, vieni. No, oh mamma. Oh mamma mia, Gatto Denver a volte non ci arriva alle cose, mi fa morire da ridere perché poverino, non è colpa sua ovviamente, mi fa morire da ridere. E stavo leggendo le caratteristiche della razza di Gatto Denver, ok? Che è Red Point e basta, Red Point, qualcosa, ok? Non mi ricordo mai. Comunque, c'era scritto che sono estremamente intelligenti i gatti come Gatto Denver e io ho pensato, cioè. Gatto Denver, gli si può dire che è il gatto più dolce del mondo, che è il gatto più buono di tutto l'universo, così lo vedete, ecco, che è dolce, che ti si fa, che ti fa, ti dà i baci, però non puoi dire che è altamente intelligente, è estremamente intelligente, cioè, no, però, o forse solo io. Mi sono trovata il gatto Denver della situazione, che sei un po' strano. Per farvi un esempio, mi ricordate nell'altra casa ad Alkmaar, che avevo il giardino, avevo due uscite, ok, per il giardino, per farvi capire. Avevo due uscite per il giardino, due porte. Una porta era spalancata. Gatta Stellina ha visto che ho spalancato la porta ed è uscita dritta. Vroom, ok. Gatto Denver no. Gatto Denver si era messo sull'altra porta così e aspettava che io l'aprissi. Quando ho aperto l'altra porta, lui non si è reso conto che poteva uscire da là. Ha continuato a piangere perché io aprissi la porta davanti alla quale lui stava. E io gli facevo: ma Denver, cioè, là è aperto, però lui non si è reso conto e quindi sono andata lì e gli ho aperto anche quella porta. Ma per farvi solo un esempio, ce ne sono migliaia di esempi così, ok? Però mi ha fatto troppo ridere perché c'era scritto highly intelligent, quindi altamente intelligente. Sei altamente intelligente, amore mio? Non c'è risposta in questo caso, questo è il discorso. Comunque sì. E poi c'era anche scritto tra le caratteristiche. C'era anche scritto che richiedono tantissima, tantissima attenzione, che richiedono tantissime attenzioni. Ed è vero,
È vero, perché gatto Denver, i gatti come gatto Denver hanno proprio bisogno della tua presenza, hanno bisogno di avere qualcuno vicino. Non so, sono molto molto affettuosi. Baci, baci. Comunque, sembra anche che a fine maggio finalmente riuscirò a scendere in Italia. Sono stata fortunata perché per l'ennesima volta ho potuto posticipare il volo senza pagare nulla. E quindi penso che questa sarà la volta buona che riuscirò a scendere in Italia perché, da quanto ho capito, almeno Trieste adesso è zona gialla, che se non sbaglio significa. Perché io non ho ben capito, ragazzi, vi dico onestamente, quando ancora abitavo in Italia non esistevano le zone rosse, gialle, arancioni, rosso chiaro, no, arancio scuro, no, io non ho la più pallida idea di che cosa significhi, quindi mi chiamano i miei amici dell'Italia e mi dicono: Nicole, siamo in zona arancione, e io: ah! Non so che cosa significhi, quindi adesso ho capito che Trieste è in zona gialla, però non ho ben capito che cosa significhi. Da quanto ho capito, zona gialla significa che riaprono i bar e i ristoranti, però anche quelli solo all'aperto, giusto? Oppure no? No, zona gialla significa che possono riaprire anche all'interno. Oh mamma, però coprifuoco c'è sempre, giusto? Se non sbaglio. Faccio un po' di confusione con queste regole, con tutti questi colori che cambia tantissimo perché l'Olanda è piccola, quindi non hanno messo differenze tra una zona e l'altra, invece, cioè se non veramente un minimo. Invece in Italia cambia tantissimo da regione a regione, tipo so che adesso, e poi c'è anche bianca, giusto tra i colori. So che tipo adesso invece la Sardegna è in zona rossa, mentre il resto dell'Italia è abbastanza libero quando qualche tempo fa era il contrario, giusto? Quindi sì, non ho capito. Perfettamente quale sarà il mio destino quando dovrò viaggiare, ma appunto stanno un po' riaprendo tutto quanto. Qui volevano mettere la quarantena obbligatoria al rientro, non l'hanno messa, anzi, se non sbaglio, hanno tolto anche quella che c'era, tipo diciamo a scelta. Non ne sono certa, devo documentarmi perché ho guardato proprio in fretta e furia. Quindi stanno riaprendo tutto, penso che anche dall'Italia ci si inizi un po' a muovere, magari pianificare qualche viaggio, giusto? Com'è? Cioè, raccontatemi un po' com'è la situazione, più o meno come l'anno scorso in cui si diceva sì, si può andare al mare con le precauzioni, però l'anno scorso non c'era coprifuoco in estate. Se non sbaglio in Italia. Ah, mi sembra di no. Mi sembra di no, perché quando sono stata a Palermo ricordo che siamo andati in giro comunque fino a tardi. Quindi non ho ben capito quanti tamponi dovrò fare per scendere, quanti tamponi dovrò fare per risalire, dovrò fare, non dovrò fare quarantene. Niente mi è chiaro, però so che questa volta riuscirò a scendere in Italia. Andrò anche a Milano. Devo anche andare a riprendere le impronte per l'Invisalign, perché devo rifarne uno nuovo, devo rifare nuove mascherine. Ve l'avevo accennato già questo, quindi sono un po' bloccata perché purtroppo questo dente è sempre il solito, quello accanto al canino a destra, continua a non essere completamente dritto, cioè è molto più dritto rispetto all'inizio ovviamente, però non è completamente dritto. E poi ho visto che anche sotto mi si è un pochino spostato un dente, però penso che quello sia perché, e anche qui non sono per niente felice di ciò, ma è il mio dente del giudizio che io non sono mai andata a togliere. Vi racconto un po' la storia. Allora, sono andata a togliere questo panino, veramente questa salsa barbecue è troppo dolce, non mi fa impazzire, ragazzi. Non lo so, questo panino è stata veramente una delusione. Comunque, penso che il dente si sia spostato appunto perché devo togliere un dente del giudizio, che no, non volevo toglierlo perché il primo. Allora, devo toglierne due. Il primo sono andata a toglierlo tipo 10 anni fa, ok? Cioè una vita fa, dovevo farli entrambi una vita fa. Sono andata a togliere il primo e ovviamente
Io, per quanto riguarda i denti del giudizio, ho la sfiga più grande possibile immaginabile, perché non escono fuori verso l'alto, ma crescono in questo modo, cioè i miei denti del giudizio non crescono in alto come tutti i denti normali, no, i miei crescono così. Quindi vanno a spingere, cioè ho visto le radiografie e fanno paura veramente. Quindi vanno a spingere praticamente sul resto dei denti. E questo significa anche che non escono, no? Quindi rimangono in profondità. Quindi questo significa che per andare a rimuoverli devono andare a incidere la zona, vanno ad aprire la gengiva, eccetera. Scusatemi se vi fanno un po' impressione queste cose, a me per niente, però vi capisco, scusatemi. Comunque sì, vanno e devono praticamente, è proprio tipo un'operazione, quindi bisogna andare ad incidere con il bisturi, aprono e poi vanno a spezzare la corona del dente in quattro pezzi e poi vanno ad estrarre, eccetera, eccetera. Quindi quando ho fatto il primo dente, io vi giuro, non mi ricordo, ma penso di essere stata lì tipo 2 ore e ancora mi ricordo che poi mi ha fatto malissimo tutta la mascella per tipo una settimana, per quanto forzavano per riuscire a prendere sto dente. Io mi ricordo, è stato terribile. E quello ragazzi, era il dente meno complicato. Così mi hanno detto, iniziamo da questo che è quello meno complicato, quello più facile, e poi facciamo l'altro. E io, ok. Dopo che ho visto che quello più facile da togliere è stato terribile, mi è passata tutta la voglia di andare a togliere anche l'altro e sono scomparsa praticamente fino a quando qualche mese fa il dentista ha visto le mie radiografie e ha detto no, devi toglierlo per forza, devi toglierlo assolutamente. Perché potresti svegliarti in una qualsiasi giornata con una guancia tanta, con un'infezione terribile, quindi ho detto ok. E quindi quest'estate vado a togliere anche il dente del giudizio. Yeah! In realtà non ho paura, è semplicemente non mi va. Cioè non voglio stare male una settimana con l'altro dente e i punti e tutto, non mi va. Io veramente se posso. Strana sta cosa perché vado a fare il cool sculpting, il trattamento a freddo, però non è la stessa cosa. Cioè io detesto gli ospedali, non ci voglio andare. Ma non perché ho paura degli ospedali, non mi fanno per niente paura. Solo che ci sono stata talmente tanto da piccola che non li voglio proprio più vedere. Non mi va. Penso che questo mi abbia fatto passare la paura di tutto. Cioè, non ho paura di aghi. Non ho paura del dentista, non ho veramente paura di nulla, cioè quando sono in ospedale io sono lì, cioè fatemi quello che dovete fare. E forse questo mi ha permesso di fare i filler con così tanta tranquillità, comunque non lo rifarò ancora il filler al labbro. Ho deciso, almeno per il momento, non ho intenzione di rifarlo, come sapete ho iniettato l'antidoto, la ialuronidase, che è andata a sciogliermi l'acido ialuronico. Secondo me mi è rimasto un pochino in qualche punto, però si tratta proprio di mezzo millimetro. Sono contenta e non penso di rifarlo, però mi avete detto in tantissimi che vi interessa veramente molto la mia esperienza con il Cool Sculpting, che sa. Cool Sculpting in realtà è il marchio, ma si chiama Oh mio Dio, devo controllare perché non mi ricordo. Ok, si chiama Criolipolisi e questo è il trattamento che vado a fare, appunto. Se non avete visto l'altro video in cui ne parlavo, vado a fare praticamente è un manipolo, un piccolo manipolo che ti congela una parte del corpo, ok? E io vado a congelare questa parte sotto al mento, così vado a congelare il tessuto adiposo che poi viene riassorbito piano piano nelle settimane, praticamente. Nel corpo praticamente naturalmente viene riassorbito nei tessuti e appunto ti congelano la zona, poi la massaggiano abbastanza vigorosamente
e poi in 2 settimane il tessuto adiposo viene appunto dissolto nei tessuti, quindi dopo 2 settimane potrò vedere il risultato finale. E questo è il trattamento che vado a fare, appunto. La clinica più famosa si chiama Cool Sculpting e io vado qui proprio nella clinica Cool Sculpting, però il trattamento in sé appunto si chiama Crio, e di nuovo mi sono dimenticata, Criolipolisi, ok, Criolipolisi. Quindi se siete interessati all'argomento date un'occhiata su internet, ma sicuramente vi farò il video. Vado a fare appunto tra qualche giorno la prima, cioè non la prima seduta, di seduta ce n'è una sola, vai e basta, è finito. In alcune zone si fa 2 volte, ma è quasi sempre una seduta. Però vado a fare prima il consulto, quindi il medico vede, decide, eccetera, e inizio maggio vado a fare il trattamento. Porterò assolutamente la videocamera con me, vi faccio il video dedicato. Ok, per quanto riguarda il salato io sono strasazia, quindi passiamo al dolce, ragazzi. Io ancora non riesco a capacitarmi veramente, okay, di quanta roba mi sia arrivata e di quanta roba io abbia ordinato senza manco rendermene conto. Comunque voglio assolutamente assaggiare subito brownie, voglio assolutamente assaggiare subito la torta Red Velvet, con, anche se sia un po' spiaccicata in realtà, con le decorazioni arancio. Ve la rifaccio vedere. Ta-da! Adoro la crema, adoro, io mangerei solo la crema nelle torte. Anche il pan di Spagna è buonissimo. Ragazzi, non potete capire, non potete capire. Strabuona, il posto si chiama Sea Salt and Chocolate. Avevo già assaggiato i loro biscotti e immaginavo le torte, no? Immaginavo che sarebbe stata buona, ma non immaginavo così tanto, veramente squisita. Secondo me sa un po' di carrot cake, non è solo velvet, red velvet, secondo me è tipo carrot. Fa un po' di torta alla carota. Assaggiamo anche i biscotti cioccolato e Smarties. Mio Dio, ragazzi. Sono buonissimi. Sono anche super morbidi. Poi io adoro gli Smarties. Vabbè, oggi veramente esageriamo in un modo proprio, una cosa senza freni, senza minimo di decenza, ok? Poi onestamente, se c'è un'altra cosa che spero, che mi auguro, è che con il fatto che stanno un po' riaprendo tutto, anche in Italia, il fatto che un po' peserà meno il lockdown, anzi non ci sarà lockdown, eccetera, spero che anche la gente sia un po' meno cattiva, perché appunto, come vi dicevo su Instagram nell'altro video, in questo periodo è, cioè anche la cattiveria e il tipo di cattiveria che le persone riescono a scrivere, cioè quindi andare proprio ad impegnarsi per cercare di farmi del male è una cosa che mi lascia proprio senza parole, da una parte, dall'altra mi fa restare parecchio male. E quindi spero che un po' con il fatto che si stanno appunto un po' alleggerendo le restrizioni, spero che anche le persone siano un pochino più calme, un pochino più tranquille, che non vengano ad insultare, a parte gli scherzi, un pochino lo spero veramente che passi un po' questo periodo, che le persone si calmino un pochino, perché è veramente dura, cioè è veramente veramente dura. Io ho iniziato a vedere il cambiamento l'anno scorso, poco dopo in realtà che era scoppiato il primo, che era iniziato il primo lockdown, ed ho visto come è andato sempre di più ad intensificarsi, a peggiorare il tutto, fino a quando, vi dico, sono arrivata ad un punto che io, nonostante dopo tanti anni di YouTube la corazza bene o male ce l'abbia, è stato talmente grave, talmente prolungato nel tempo, in un periodo che comunque anche per me non è facilissimo, no? Anche se, cioè, non voglio mai lamentarmi, però ovviamente è un periodo difficile per tutti, per chi di più, per chi di meno. Io sono comunque fortunata, proprio per questo non voglio lamentarmi, però veder succedere tutto ciò e peggiorando nel tempo, in un periodo che comunque non era facile neanche per me, mi ha, cioè, è riuscita a toccarmi questa negatività. Non un commento in particolare, perché se ci penso,
Ad esempio, non mi viene neanche in mente un commento, un messaggio in particolare, proprio il fatto che sia un continuo, no? Quindi sì, ha avuto un effetto anche su di me. Mi sono sentita ultimamente demotivata, molto... pensavo... so che può sembrare stupido, perché per voi sembrerà stupido, ma vi giuro che io mi sento veramente così. A volte penso... questo video non piacerà a nessuno, perché farlo? Poi mi diranno questo. Lo so che è stupido, però alcune volte mi capita in questo periodo veramente, proprio a causa di tutti gli insulti che mi arrivano, critiche pesanti, cattiverie molto brutte, in pubblico ma anche molto in privato. Spero che piano piano con i vaccini ci lasceremo tutto quanto alle spalle, spero che le persone tornino ad essere felici o perlomeno tornino ad essere... a sentirsi come si sentivano prima, perché so che è peggiorato per tutti in questo periodo, che ormai non è più un periodo perché è oltre un anno. So che è molto difficile perché oltre alla crisi sanitaria c'è stata e c'è e ci sarà una crisi economica molto 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 grave, e so che molte persone stanno soffrendo a causa di questo, quindi io capisco, anche se non capisco che cosa possa aiutare a venire ad insultare me qua su YouTube, però capisco il periodo e quindi spero veramente che tutto si concluda al più presto. Io qui ho, tra l'altro, altra parentesi, non voglio sembrare smielata ogni volta a dirvi grazie ragazzi, perché è noioso, però voglio ringraziarvi veramente di cuore, perché quando vi ho detto di scrivermi, di mandarmi un messaggio, di farvi sentire perché ne avevo bisogno, ho visto che siete usciti fuori e lo avete fatto, vi prego non smettete perché ne ho tanto bisogno, mi date una forza, una carica, voi non avete idea, voi non sapete, se pensate di aiutarmi con un messaggio, voi in realtà comunque non vi rendete conto di quanto quel messaggio mi aiuterà, di quanto mi abbiate aiutato negli ultimi giorni, a vedere che siete molto più presenti, vi scrivete di più eccetera, perché fate... così, in questo modo, così facendo, fate sparire quelle critiche, quegli insulti, perché sono davvero pochi in percentuale, mentre prima cominciava ad essere veramente tanto, quindi vi prego non smettete, mi piace leggere, mi piace sentire, non che prima nessuno mi scrivesse, ovviamente, non voglio lamentarmi, so che siete sempre in tanti, però vedervi, sentirvi così, ho visto anche commenti e messaggi di follower che non vedevo da un po', perché io vi riconosco dai nomi, dalle foto specialmente, quindi mi ha fatto veramente super super piacere. Ecco, piccola solo parentesi, grazie grazie, che vi voglio tanto bene. Penso anche che io qui non ce la faccio più, dopo mezza torta andiamo ancora un morso perché è strabuona, comunque me la mangerò anche domani a colazione, sicuramente questa la finisco più tardi e l'altra me la mangio domani. Ah, e altra piccola novità che volevo dirvi prima di salutarvi, cambiando completamente discorso, è che Trieste farò anche più di un tattoo, perché volevo farne uno solo, però adesso sto pensando di farne più di uno, e poi penso che vi farò anche direttamente il video di tutti i miei tatuaggi, così vi farò vedere quelli nuovi e ovviamente gli altri che ho, che cominciano ad essere tanti, non li ho contati neanche. Penso di averne parecchi ormai che sono così piccolini. Comunque sì, questo è quanto mia family per il video di oggi. Qualche piccola novità buttata qua là. Comunque vi mando un bacio gigantissimo. Devo prendere la videocamera perché sennò non riesco ad abbracciarvi oggi. Ok, vi ho avvicinati così riesco a darvi un abbraccio. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. Vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.